Caro amico di YouTube, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un'SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un like a questo video. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ora bando le ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, eccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti sul tema di oggi. Oggi andiamo a vedere come estinguere la tua SRL in 5 passi, ok? Perché effettivamente ogni essere vivente su questo pianeta, forse anche l'universo, ha un inizio, uno sviluppo e una fine, ok? E quindi, quando in qualche modo ti capita di dover chiudere una SRL, cancellarla, estinguere e così via, ecco, vediamo quali sono i 5 passi che comunque attraverserai. In quali casi devi chiudere un'SRL? Perché effettivamente, se noi dobbiamo estinguerla, ci sarà un motivo. Principalmente, i motivi o le cause, per cui devi chiudere un'SRL sono riconducibili in questi due fattori, no? Alla fin fine. Il primo è il volere dei soci, ok? Cioè io e te abbiamo un'SRL e vogliamo cancellarla, ci sta, no? Il secondo è che magari è un po' più frequente, è la perdita che non è ripianabile, cioè che non è coperta da utili, e questa perdita deve essere superiore a un terzo del capitale sociale. Senza farla lunga, con te voglio condividere questa informazione. La SRL protegge i soci e gli amministratori, diciamo, dai problemi e dai debiti aziendali. Ok, perfetto. Quindi l'SRL è una società di capitali che ha protezione patrimoniale. L'unica garanzia che hanno le SRL, come le altre società di capitali in sostanza, è il proprio patrimonio nei confronti de dei terzi, cioè i terzi si possono rivalere solo sul patrimonio dell'SRL. Quindi, a livello di codice civile o di legge, bisogna tutelare l'integrità di questo patrimonio, perfetto, di questo capitale sociale. Quindi, in sostanza, quando tu accumuli perdite, ok, oppure fai in un unico anno una perdita che è superiore di un terzo rispetto al capitale sociale. Esempio, tu hai 10.000 euro di capitale sociale, perfetto, e questa perdita è di 3.333,34 euro, ecco, siccome è superiore di un terzo, ok? In qualche modo, se non la copri mettendoci soldi, in sostanza devi proprio cancellarla, sei obbligato dalla legge, ok? Ora vediamo la procedura per estinguere un'SRL dalla Camera di Commercio 5 passi, perché l'atto di estinzione, quello che per noi è proprio la cancellazione definitiva di un'SRL, non è tanto la cessazione dell'attività economica, ok? Ma è proprio la cancellazione della Camera di Commercio. Quindi solo nel momento in cui dalla Camera di Commercio la società è cancellata, estinta, di fatto l'SRL non vive più. Questo perché noi non possiamo pensare di avere una quota di un'SRL, ok? Poi magari dopo 3 anni ci stanchiamo e non la caghiamo più, no? E non facciamo niente di operativo, no? Ecco che comunque noi abbiamo comunque quella quota. Per poter in qualche modo eliminare, sbarazzarmi di quella quota, bisogna estinguere l'SRL proprio dalla Camera di Commercio. E vediamo i 5 passi. Vediamo la fase 1. La fase 1 è individuare prima di tutto una causa di scioglimento, cioè ci deve essere un motivo che ci porta a dire sì, ok, vogliamo sciogliere la società. L'articolo 2484 del Codice Civile regola lo scioglimento delle società di capitali che deve avvenire per decorso del termine, ossia io e te costituiamo un SRL in qualche modo che va a tempo, anzi quasi tutte le società di fatto hanno un tempo, no? Che sia 50 anni, che sia 30 anni, di fatto quando tu costituisci un SRL noterai che hai un tempo di vita dell'SRL, che in genere è sempre rinnovato, però di fatto ogni atto costitutivo ha praticamente un certo tot di vita dell'SRL. Un altro motivo per estinguere la società è il conseguimento dell'oggetto sociale, o comunque l'impossibilità di conseguirlo in sostanza. Queste sono cose molto più rare. Se io e te costituiamo una società per un certo obiettivo e questo obiettivo è raggiunto, è ovvio che la società si deve estinguere. Sono cose difficili, non mi sono mai capitate, sono rare, però è così. Oppure se in qualche modo abbiamo un obiettivo particolare, questo obiettivo è proprio impossibile da realizzare, ecco che la società si può sciogliere, insomma, ci mancherebbe, no?
E poi l'altro motivo per cui si può chiedere lo scioglimento dell'SRL è l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea, cioè se i soci in qualche modo non funzionano più, non mettono più in atto quel comportamento per far funzionare regolarmente la società, ecco che lì si può chiedere la causa di scioglimento, quindi poi la cancellazione. E ovviamente questa cosa insomma, è il caso più frequente. Un motivo per sciogliere la società è la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale dovuto alle perdite. Se noi abbiamo un SRL e accumuliamo perdite, ecco che di fatto la perdita è più grossa rispetto al capitale sociale e quindi quella SRL non ha più garanzia da offrire ai terzi. E quindi la legge ci obbliga proprio a sciogliere e quindi cancellare la società. Poi, ovviamente, un'altra causa di liquidazione, di scioglimento, è l'impossibilità di rimborsare il socio o il socio che è receduto, cioè quando un socio chiede il recesso e deve ricevere i soldi e la società non può ripagarlo, il socio, ecco che in questo caso, per legge, bisogna mettere in liquidazione la società. Ovviamente si può chiedere lo scioglimento anche per delibera assembleare, ossia io te scegliamo di comunque sia di scioglierla, quindi proprio per volontà nostra. E poi eventualmente si possono inserire altre cause in un atto costitutivo o nello statuto per stabilire quando dobbiamo cancellare la società. E poi ovviamente liquidazione giudiziale è quando c'è di mezzo il tribunale perché diciamo che falliamo, no? La liquidazione giudiziale è un po' quel termine che una volta ha sostituito il fallimento, cioè che quella cosa che una volta era la legge sul fallimento ha semplicemente cambiato nome e anche un po' la procedura, ovviamente, però di fatto la liquidazione giudiziale è quando qualcuno chiede il fallimento e il tribunale entra nella nostra contabilità e nella nostra società perché poi dovrà potenzialmente poi estinguerla dal mercato. Ora che sappiamo quali sono i motivi per cui in qualche modo possiamo richiedere lo scioglimento della società, ecco che adesso andiamo alla fase 2. La fase 2 è le messe in liquidazione, perché noi non è che appena dichiariamo di volerla cancellare si cancella, prima mettiamo la società, cioè impostiamo, facciamo quella comunicazione in Camera di Commercio in cui prevediamo lo scioglimento, però subito dopo c'è la messa in liquidazione, che non è ancora la cancellazione. In questa fase, nella fase della liquidazione, l'amministratore deve verbalizzare la causa di scioglimento dando inizio alla procedura di cancellazione. Dà inizio alla procedura, ma non è che la completa ancora, ok? La messa di liquidazione essenzialmente è la fase in cui devi vendere tutti quanti i beni e cercare di ripagare più debiti possibili, ok? Fatto questo, c'è la fase 3. La fase 3 è la nomina del liquidatore, no? Se prima abbiamo la causa di scioglimento, poi in qualche modo c'è l'iscrizione della messa in liquidazione, poi abbiamo la nomina di un liquidatore, ossia che è la persona che dovrà vendere tutti quanti i beni, no? E poi cercare di ripagare più debiti possibili, perché effettivamente molte volte se la SRL si chiude per le perdite, di fatto quell'SRL chiuderà con i debiti, ok? E questa cosa va un po' gestita al meglio. Comunque nella fase 3 devi nominare un liquidatore. Con la messa appunto in liquidazione, gli amministratori cessano di amministrare l'azienda e deve essere nominato un liquidatore, che in genere il liquidatore corrisponde sempre con l'amministratore o con uno di essi. Questo perché il liquidatore può avere anche problemi se non chiude bene l'SRL, quindi di fatto nella nostra realtà il liquidatore vero è quello che corrisponde con la carica dell'amministratore di prima perché poi si può assumere delle responsabilità. La nomina del liquidatore è una fase molto 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 importante, sottolineo, in quanto è colui che ne risponde in modo illimitato in caso in cui cancellasse la SRL in modo errato, ok? Mi sa che c'è un piccolo refuso, però l'importante, il concetto da capire è che quando tu devi cancellare un SRL, effettivamente tu sei il liquidatore, prima amministratore, adesso liquidatore, ecco che di fatto se la cancelli male, puoi rischiare con il tuo patrimonio e quindi devi stare attento su questa roba, è molto importante. Detto questo, passiamo alla quarta fase. La quarta fase è la liquidazione dell'attivo e il pagamento del passivo, che è poi quello che ho detto prima, essenzialmente. In questa fase il liquidatore deve vendere tutti quanti i debiti dell'SRL e con il ricavato ripagare più debiti possibili. Non solo deve venderli, deve anche aspettare di fatto il periodo di incasso, che può essere magari anche di crediti verso clienti, crediti fiscali e così via. Quindi deve proprio liquidare tutto, deve incassare e liquidare tutti i beni che ha e poi cercare di pagare più debiti possibili.
Appena conclusa la vendita di tutti i beni dell'SRL e il pagamento di più debiti possibili, si può passare finalmente all'ultima fase, ok? Fase 5. La fase 5 è la cancellazione dal registro delle imprese. A questo punto è possibile richiedere la cancellazione della società, dell'SRL in questo caso, dalla Camera di Commercio, decretando la chiusura definitiva, ok? Dunque, in sostanza, la procedura è proprio questa. Quando tu vuoi cancellare una società perché magari lo vuoi come volontà o perché di fatto hai delle perdite, che sono i due motivi principali in sostanza, quello che tu devi fare è, comunque a parte le cose burocratiche, è proprio cercare di vendere tutti quanti i beni, cioè anzi vendere tutti quanti i beni, aprendo di fatto la fase della liquidazione, in cui te appunto vendi tutto, aspetti di incassare tutti quanti i crediti, anche quelli un po' fiscali, quelli a lungo periodo e così via, e quindi cerchi di ripagare più debiti possibili, perché quando tu cancelli la tua SRL o richiedi la cancellazione, devi fare in modo di avere nell'attivo zero cose, cioè non devi avere niente nell'attivo, perché devi avere proprio fatto di tutto per liquidare l'attivo, per pagare più debiti possibili, perché poi anche qua, ovviamente ogni situazione può essere un po' diversa. Se tu cancelli una società che ha utile, ecco che lì di fatto ci pagherai le imposte e nessuno ci perde, no? Però se tu devi cancellare un SRL per perdite, no? Di fatto cancelli la SRL con dei debiti, ok? E ovviamente devi farlo con un po' di accortezza. La SRL ti protegge, ok? Però devi farlo con attenzione, cioè devi far tutto in qualche modo al meglio. E essenzialmente questo meglio è cercare di vendere tutti quanti i beni al prezzo migliore possibile nella fase di liquidazione, incassare i soldi, ripagare i debiti e solo dopo chiedere la cancellazione definitiva in Camera di Commercio, ok? Ora siamo arrivati alle conclusioni. Ora sai come muoverti nel caso in cui tu debba cancellare la tua SRL. Ovviamente ci sono degli elementi a cui devi stare attento per cancellare al meglio la tua SRL e non rischiare come liquidatore, ma questo sarà oggetto in un prossimo video del canale di YouTube. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione, mi raccomando iscriviti al canale, metti un mi piace e lascia un commento. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per le SRL. Detto questo, ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo delle SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!